come i dottone e i manici di scopa. A tutti voi buonasera, benvenuti al TG2 delle 20:30. La morte di Sergio Marchionne in apertura. L'ex amministratore delegato della Fiat FCA era ricoverato nella clinica universitaria di Zurigo, dove aveva subito un intervento. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano precipitate. Vicino a lui, fino all'ultimo istante, la compagna e i figli. Un ritratto di Sergio Marchionne con Stefano Pietrantonio. Un maglione per corazza, la lungimiranza imprenditoriale per spada. Il cavaliere dell'industria automobilistica internazionale se n'è andato con semplicità, come si addice a chi è stato grande nella vita. L'ultima battaglia l'ha però persa contro un nemico invisibile, spietato, vigliacco. Tutto il clamore di questi giorni intorno alla sua storia, Sergio Marchionne non l'avrebbe apprezzato. Un marito e un padre affettuoso, un gran lavoratore, con i figli e la moglie che non l'hanno lasciato un attimo in queste ultime ore, con i suoi operai che pur conoscendone il forte carattere manageriale lo stimavano perché aveva salvato posti di lavoro, ridefinendo diritti e doveri in nome di quella flessibilità che stava muovendo i primi passi e che oggi è sempre più realtà, un anticipatore. In 14 anni di lavoro nella Fiat, Sergio Marchionne è riuscito a dimostrare che tutto nella vita è possibile, anche quando sfidò il grande potere capitalista in casa sua, quegli Stati Uniti che poi lo ringraziarono per l'acquisizione della Chrysler, ormai ridotta al lumicino. Marchionne è stato tutto questo, un uomo che non ha amato le mezze misure, molto ironico, ma abituato alla concretezza, imparata fin da giovane e che poche settimane fa sintetizzava così. Mio padre è un maresciallo dei carabinieri. Sono cresciuto tra l'uniforme a bande rosse nell'arma. Ritrovo sempre gli stessi valori che sono stati alla base della mia educazione. La serietà, l'onestà, il senso del dovere, la disciplina, lo spirito di servizio. Uno spirito di servizio che lasciava trasparire quella gran dose di umanità che lo portò a organizzare aiuti per i terremotati di Amatrice. Un'umanità e una sensibilità coltivate dopo aver lenito a fatica nel corso degli anni le ferite di giovane orfano mai del tutto rimarginate, come dimostrò osservando un cane dei carabinieri nella sua ultima uscita pubblica. Come si chiama il cane? Yuko. Yuko. Yuko, come sta? Io mi... Lo riconosci il figlio del carabiniere? Eh? Beh. Bello. Buona giornata. In questi giorni la clinica universitaria di Zurigo ha garantito un ambiente blindato alla famiglia e la più stretta discrezione. Andiamo subito in diretta proprio con Zurigo con la nostra inviata Stefania Zane. Buonasera Stefania. Buonasera, e sarà una cerimonia in forma strettamente privata quella che darà l'addio a Sergio Marchionne. Nemmeno il luogo è stato reso noto. Questa è la volontà della famiglia. L'annuncio della morte intorno alle 11:30 di questa mattina affidato a un comunicato della società finanziaria della famiglia Agnelli, la Exor, di cui Marchionne conservava ancora la carica di vicepresidente, accompagnata dalle parole commosse di John Elkann, che ha detto: il modo migliore per onorarlo è fare tesoro degli insegnamenti che ci ha lasciato. Accanto a lui fino all'ultimo la compagna Manuela e i figli. Quanto alle cause del decesso, si parla di arresto cardiocircolatorio. Sergio Marchionne era ricoverato, lo ricordiamo, qui nella clinica universitaria di Zurigo dal 27 giugno scorso. La famiglia Agnelli ha fatto sapere di volerlo ricordare pubblicamente in una cerimonia pubblica a Torino alla fine di agosto al santuario della Madonna della Consolata e con un'altra cerimonia in settembre a Detroit, sede della Chrysler. E per il momento da Zurigo è tutto, a voi la linea. I legami di Sergio Marchionne con i suoi luoghi d'origine, Chieti e Cugnoli, in provincia di Pescara, dove sono in molti a custodire un ricordo del manager. In diretta il nostro inviato è Gianmarco Sicura. A te Gianmarco. L'Abruzzo si prepara a dare l'ultimo saluto a Sergio Marchionne a Cugnoli, dove è nato il
padre di Sergio e dove tuttora vive la zia novantenne, che si stava preparando in questi mesi a dargli, a conferirgli la cittadinanza onoraria. È Chieti, dove Sergio Marchionne è nato, dove ha vissuto fino a 14 anni prima di trasferirsi in Canada. Il nostro servizio parte proprio da una lettera scritta di pugno dello stesso Sergio Marchionne ad una piccola concessionaria di provincia, che racconta bene il rapporto tra Marchionne e il suo Abruzzo. Vediamo poi linea allo studio. Mio padre acquistò la sua prima vettura Fiat presso di voi molti anni fa e ricordo ancora con emozione quel giorno in cui lo vidi rientrare a casa e mostrare orgoglioso il nuovo acquisto. Era il 1962 quando Concezio, padre di Sergio Marchionne, compra la sua prima Fiat, una 500 bianca, in questa concessionaria di Chieti. Un evento talmente importante nella vita del figlio che egli stesso, anni dopo, lo volle raccontare ai suoi proprietari. La prima cosa che fece vuole parlare con tutti gli operai dell'officina per sapere eventuali problemi, eventuali indicazioni. Prima venne di persona, a sorpresa, nel 2007, poi scrisse una lettera che i proprietari conservano con affetto. Io mi ricordo che allora gli regalammo una serie di libri sull'Abruzzo e lui rimase contentissimo. Sergio Marchionne non ha mai dimenticato il suo Abruzzo e tornava ogni volta che poteva, dice chi lo conosce. Cugnoli, il paese dove è nato il padre Concezio, e Chieti, la città dove Sergio è cresciuto fino alla partenza per il Canada. Questa era l'abitazione della famiglia Marchionne. Il papà maresciallo dei carabinieri, avevano una 500 bianca che parcheggiavano sempre qui vicino. Romano se lo ricorda bimbo, insieme giocavano a pallone nel piazzale davanti casa e di Sergio conserva un ricordo lontano ma molto bello. Mi ricordo anche il famoso maglione blu che lui ha sempre portato, per cui quella è una caratteristica proprio di Sergio Marchionne, persona squisita, eccezionale, che ha meritato il posto che ha avuto. Siamo andati in uno stabilimento FCA di Melfi, uno stabilimento simbolo della casa automobilistica, dove si sono consumate molte battaglie sindacali e dove ancora oggi il futuro per gli operai che vi lavorano è molto incerto. Andiamo dal nostro inviato, Vincenzo Frenda. La bandiera della Fiat a mezz'asta come segno per il lutto per la morte di Sergio Marchionne, poi la sirena che suona ad ogni inizio turno per chiamare gli operai a 15 minuti di raccoglimento, un tributo, ci hanno detto, perfino più lungo di quello riservato all'avvocato Agnelli nel giorno della sua morte. Poi gli avversari di sempre, la FIOM che hanno combattuto la politica industriale di Marchionne, che oggi hanno scelto il silenzio proprio per rispetto della famiglia. Hanno parlato invece altri operai che hanno dimostrato tutto il loro dolore, anche un pizzico di commozione. Sentiamoli. La Fiat di Melfi è costruita lontana da tutto, ma in mezzo, all'incrocio di Puglia, Basilicata e Campania, al centro di quel sud assediato da una disoccupazione soffocante. In Basilicata il 67% dei giovani sono senza lavoro, quindi nel 2015, quando è partito il progetto Oggi Prene, che introdurre dentro le aziende lucane, è un grandissimo risultato, perché qui c'è la fame di lavoro. Nata sulla fame, in questa fabbrica per anni si guadagnava il 20% in meno rispetto agli altri stabilimenti. Una discriminazione sanata dopo uno sciopero che nel 2004 bloccò la fabbrica per 21 giorni. Erano i tempi della primavera di Melfi. Io lavoro da 25 anni in questo stabilimento. Quindi l'ha visto nascere? Ho visto nascere, crescere, diciamo in un certo senso, avere problemi, difficoltà, inginocchiarsi e rialzarsi. Con questa occupazione che abbiamo portato tanti, ma tanti sorrisi in questi 25 anni in tutte le famiglie che ne avevamo veramente necessità, ma anche perché ci meritiamo di lavorare. È la fabbrica di Melfi ad interrompere la piacevole monotonia dei campi di grano infilzati dalle pale eoliche che rosicchiano energia dal cielo. La mancanza di alternative è fin troppo evidente. Marchionne ha indicato una strada che consente oggi a 12.000 famiglie di avere un reddito. E per questo e per le circostanze il ricordo oggi è sentito. Una grande persona, un grande manager per noi. A noi dispiace tantissimo. Anche se non l'ho conosciuto di persona, però comunque mi ha toccato questa cosa. Perché comunque ha dato lavoro a noi giovani, noi che siamo appena entrati. E la notizia della morte di Sergio Marchionne è arrivata durante il CDA sui conti del secondo trimestre. È accaduto quello che temevamo purtroppo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato. Queste le parole del presidente John Elkann. In diretta da Torino Lingotto, Angelica Fiore.
Sì, buonasera da Torino, lo vedete alla mia destra, bandiere a lutto, a mezz'asta, qui nella sede storica del Lingotto di Torino. La notizia, lo ricordavate prima, è arrivata proprio mentre era in corso il consiglio di amministrazione presieduto dal nuovo consigliere d'amministrazione, dal nuovo amministratore delegato Malley. Nell'illustrare i conti, il nuovo amministratore delegato ha confermato i piani contenuti nel piano industriale 2018-2022, che erano gli stessi presentati un mese fa da Sergio Marchionne. E qui da Torino è tutto. Nel giorno più triste, FCA rende noti i conti del secondo trimestre 2018. Il neo amministratore delegato Malley, al suo debutto, conferma quanto anticipato a giugno scorso dallo stesso Marchionne. Azzeramento del debito industriale e per la prima volta quasi 500 milioni di euro in cassa. È l'eredità del manager italo-canadese e una pietra miliare per il gruppo. Ma i conti della trimestrale sono tra luci e ombre. A fronte di una crescita delle consegne di auto si registra un calo del fatturato. L'azienda ha quindi rivisto al ribasso gli obiettivi per il 2018. Numeri che deludono il mercato e che fanno precipitare il titolo. In apertura della conference call con gli analisti finanziari, Malley ha chiesto un minuto di silenzio. È un momento straziante, ha detto. Sergio era un uomo unico e ci mancherà. Ha poi aggiunto che restano confermati gli obiettivi del piano industriale 2018-2022. Rispondendo alle domande degli analisti, ha spiegato che per il gruppo la sfida più grande è la Cina. Noi siamo molto trasparenti nelle comunicazioni al mercato, ha concluso il neo amministratore delegato. Per il gruppo è stato un trimestre difficile, anche se con elementi positivi. L'importante è essere una società solida e indipendente. E con questo spirito, oggi dal Lingotto, si guarda a future alleanze. Dopo la presentazione dei conti, il titolo FCA va a picco e viene sospeso al ribasso, torna poi successivamente a Piazza Affari, ma in chiusura perde il 15%. A Wall Street cede in apertura più dell'11%, ma per sapere come sta andando adesso ci colleghiamo in diretta con Giovanna Botteri. A te, Giovanna. In questo momento a Wall Street la borsa americana FCA sta perdendo il 12,86%, sta perdendo quasi 2,5 dollari rispetto alle quotazioni di ieri. Ieri il titolo aveva recuperato perché c'è grande fiducia nell'eredità di Marchionne, nel lavoro che Malley farà sulla traccia già segnata dallo stesso Marchionne, ma naturalmente la figura del manager è stata ricordata da tutti i media, quella era la CNN, il Wall Street Journal ha ricordato il salvatore di Fiat e di Chrysler con tre articoli in prima pagina e un editoriale in cui si racconta il Marchionne coraggioso, schietto, che in qualche modo ha spostato tutte le regole del mondo industriale in cui viveva. Questo è il New York Times, che ricorda come questo italiano sia arrivato facendo resuscitare letteralmente Chrysler e Fiat, e lo stesso fa il Washington Post, ricordando che entrambe le società si trovavano nell'abisso. Insomma, da New York e dalla borsa c'è ancora preoccupazione e naturalmente c'è interesse nei confronti di questa figura così legata all'America, così come ce la racconta Oliviero Bergamini. Sono devastato, è una notizia terribile. Speriamo che chi arriverà al suo posto sia all'altezza. Il cordoglio è una preoccupazione degli operai, un omaggio dei concorrenti. Bill Ford parla di un leader straordinario, Mary Barra, capo della General Motors, che rifiutò le avance di fusione della FCA, di una sua grande eredità nell'industria dell'auto. Stima e affetto di Detroit, Motor City, che Sergio, come lo chiamano qui, ricambiava. Non ci saremmo mai riusciti senza la grande tradizione industriale dei lavoratori americani, ebbe a dire. Tutti davano a Chrysler spacciate, invece lui riuscì a salvare una delle tre grandi dell'auto degli Stati Uniti con scelte audaci, puntando sui pick-up della Ram e rilanciando il marchio Jeep, rimodellando un'immagine verso l'alta gamma. Jeep di alta gamma, di livello premium, come si dice, prodotti tra l'altro anche da questa fabbrica, dalla Jefferson Assembly Plant, che è l'unica fabbrica di grandi dimensioni rimasta proprio per volere di Marchionne all'interno del territorio urbano di Detroit.
Audace, carismatico, i media americani oggi salutano Marchionne e parlano addirittura di leggenda, quella che si respira negli spot che vuole realizzare per le finali di football con Eminem e Clint Eastwood, spot che dicevano siamo Detroit, siamo tornati. Imprenditori, sindacalisti, industriali, l'intero mondo dell'economia rende omaggio a Sergio Marchionne. Giovanni Nicoletti. Uomo di rottura e di innovazione, lo ricorda così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Un simbolo, Sergio Marchionne, come lo sono il Made in Italy e la Ferrari. In FCA si è misurato, dice Boccia, con sfide complesse, portando il gruppo a diventare leader globale. Il Consiglio federale di Confindustria domani osserverà un minuto di silenzio. Cordoglio dei sindacati, con cui Marchionne ha avuto anche scontri molto duri. La vicenda della chiusura dello stabilimento di Termini Imerese è stato un momento a culmine dell'attrito con il sindacato. Bisogna pensare che grazie ai sacrifici fatti dai lavoratori e agli investimenti fatti dagli imprenditori, che oggi parliamo ancora di Fiat e di FCA. Penso a Pomigliano, dove davvero ormai le condizioni della fabbrica erano condizioni assolutamente negative. Oggi è un gioiello da mostrare al mondo. Poi c'era un modo anche di contrattare con una determinazione della parte imprenditoriale. Io ho incontrato Marchionne a Torino, un Fiat, la sua schiettezza, quasi ruvido, ma una schiettezza che derivava proprio dalla verità, una persona che diceva le cose esattamente come le pensava e come erano. Quindi per me è un grande valore umano da questo punto di vista. Intervista in esclusiva del TG2 a Cesare Romiti, amministratore delegato della Fiat negli anni 80, un ricordo del giovane Marchionne e un ritratto di chi l'ha conosciuto da vicino. Gabriele Flamma. Dottor Romiti, lei ha definito Sergio Marchionne un manager fenomenale. Perché? Beh, intendevo dire per quello che ha fatto. Non è che io condivido le cose, conclusioni alle quali si è arrivati, cioè di portare la Fiat fuori dall'Italia, praticamente fuori dall'Italia. Ma quello che ha fatto in maniera egregia, eccelsa. Qual è la scelta fatta da Marchionne per la quale verrà ricordato, secondo lei? È la fusione con la Chrysler. E gli accordi con i presidenti americani, Obama prima e lo stesso Trump adesso, sono degli esempi incredibili. E l'aver portato la Fiat da un piano europeo a un piano internazionale. Quando arrivò Marchionne era un uomo della finanza, un manager moderno, sapeva poco di automobili. Credo che sapesse niente. Come veniva vissuto dal management dell'azienda? Il mondo Fiat è sempre preoccupato e fu visto con perplessità. Io ero fuori già allora, ma ho visto con perplessità chi è questo, da dove viene, che ne sa di automobili, eccetera. Poi dopo l'uomo era intelligente e si è rivelato per quello che è stato. Lei ha espresso rammarico per il fatto che ai vertici dell'attuale FCA non ci sia nessun manager italiano, almeno tra i quattro di vertice. Rinominati adesso. Questo fa seguito al fatto che la Fiat non è più un'azienda italiana, è un beneficio per gli azionisti. Non è certamente qualcosa di positivo per l'Italia. Quale futuro vede per l'FCA del dopo Marchionne? Dipende dagli uomini che ci vanno e mi auguro che siano della classe, dello stile che aveva Marchionne.